A Trapani si svolge, preceduta dalle file dei confratelli, la processione dei misteri. Questo nome era dato in origine alle sacre rappresentazioni interpretate da personaggi viventi. Fu la confraternita di San Michele a sostituire nel secolo XVI questi gruppi di legno, tela e colla alle scene animate. Fiorivano allora nella città le grandi botteghe artigiane dei Nolfo, dei Millanti, del Ciotta, del Tartaglia. I gruppi sono di una impressionante verità e tuttavia aleggia su di essi un'aura di fervore acceso, il senso del sacro. La Dolorata sembra offrire le proprie lacrime al riscatto del mondo. Gli artigiani hanno voluto, come Giuseppe di Arimatea, dedicare al Salvatore una tomba nuova.